musica, vessilli e striscioni per dire no a tutte le mafie. Grazie agli impegni assunti dal sindaco Seri, che dal suo insediamento indossa il braccialetto bianco in segno della trasparenza contro la corruzione e la criminalità organizzata, la città di Fano è stata scelta per ospitare la giornata della memoria e dell'impegno. L'iniziativa, giunta alla 21esima edizione, promossa da Libera e Avviso Pubblico con l'alto patronato del Presidente della Repubblica. È una delle 20 iniziative in tutta Italia, un riconoscimento anche per il lavoro che questa amministrazione ha fatto per la trasparenza. Trasparenza uguale legalità uguale responsabilità. Noi qua siamo tutti uniti per dire no e per fare la nostra parte in senso responsabile. Ed è anche un momento per non dimenticare tutti coloro che sono caduti con le mafie. È un modo per dire anche ai familiari che noi non li abbiamo dimenticati, li portiamo nel cuore e siamo vicini alle loro sofferenze. Perché chi si è sacrificato, chi ha perso la vita per un giusto principio, una società civile non li può dimenticare. E anche questo è un significato di questa giornata, di primo giorno di primavera. Noi siamo la primavera, con tutto quello che esprimiamo il significato della nostra presenza. Le Marche non sono un'oasi felice, ha detto il sindaco. Infatti nella nostra regione sono in aumento i beni confiscati alla mafia, che nell'ultimo anno sono passati da 24 a 27. 6 di questi si trovano a Fano, ma solo un appartamento nel quartiere Sant'Orso è nella disponibilità del comune. L'utilizzo futuro dell'immobile sarà deciso entro l'anno, ma si pensa ad una casa per madri sole e per i loro bambini. Anche in una giornata così di pioggia, vedere tanti ragazzi, tante ragazze, con loro possiamo costruire quei ponti che servono per difenderci e per ricordare. Ecco, le amministrazioni comunali e le istituzioni che cosa possono fare per cercare di sconfiggere questo fenomeno? Dare l'esempio. Allora, noi dobbiamo dare solo l'esempio, dobbiamo dimostrare di essere trasparenti, di lavorare sulla partecipazione vera, quella consapevole, quella della conoscenza, del confronto quotidiano, così si può mettere quell'argine che tocca tutte le realtà, anche le nostre. E le amministrazioni, l'ANCI oggi c'è, ma vuol dare questo tipo di segno. Ci siamo perché insieme ce la possiamo fare. La manifestazione, alla quale hanno preso parte studenti, insegnanti, amministratori pubblici, forze dell'ordine, sindacati e cooperative, poi terminata in piazza Miani per la lettura dei nomi delle 900 vittime innocenti. Oggi più che mai è importante in questa giornata che vede tante piazze italiane impegnate insieme a Libera, Avviso Pubblico, per ribadire ancora una volta che c'è un'Italia contro le mafie, c'è un'Italia per la legalità.